che vuol dire che sono, hanno fatto la vita che più o meno dovevano fare quando, felici fino a quando non sono morti, erano felici prima, e hanno fatto la vita che dovevano fare più o meno come l'avrebbero fatta, anzi forse anche meglio, perché magari in natura vivono anche meno tempo, oppure c'hanno più problemi perché c'hanno più predatori, eccetera, eccetera. E poi ne mangiamo poca, mangiamo anche il quinto quarto, comunque cioè non solamente la bistecca e il filetto, perché riteniamo che non sia giusto uccidere un animale e macellarlo solamente per mangiare alcuni pezzi, anche perché, visto che si dice, ha ragione, che il cibo non basta per tutti, sarebbe assurdo, no? È un controsenso assoluto. Però voi, come sapete, ci sono tanti, tanti modi di pensiero, no? Che noi ovviamente rispettiamo assolutamente. Ci sono sempre nel momento in cui non diventano aggressivi, perché io ne ho contati un po', se voi ce ne avete altri ditemi. Ci sono a scalare, diciamo, a mangiare sempre meno. Ci sono i vegetariani che però mangiano latte, uova e formaggi, no? E quindi mangiano alcune cose che vengono dagli animali, anche, non mangiano la carne. E alcuni vegetariani mangiano anche il pesce. Poi ci sono invece i vegani che non mangiano nulla che venga dal mondo animale. E tra i vegani, ovviamente non tutti assolutamente, ma ci sono molti vegani che purtroppo sono molto molto aggressivi, cosa che non giustifica il fatto, cioè, quando dicono che il vegano non mangiando carne, non mangiando animali, dovrebbe essere più calmo, invece molti sono proprio. Sì, ma no, secondo me sono aggressivi perché l'hanno preso più, cioè fanno più una crociata alimentare più che un modo di pensare. Sì, diventa un estremismo. Ovviamente non si può fare tutto il buon fascio, perché non c'è il vegano che è così. C'è il vegano estremista, il vegano intelligente, il vegano. Poi oltre ai vegani ci sono i vegani, diciamo, adesso io ancora non ho capito bene questa distinzione, ma ci sono gli igienisti, che credo che siano tipo i vegani, tra il vegano e il fruttariano. Poi ci sono i fruttariani, poi ci sono i melariani, che mangiano solo mele. Sì, infatti la cosa buffa che vi volevo raccontare è che nei miei giri strani su internet, a un certo punto avevo incontrato un blog di una melariana, e lo seguivo perché mi interessava vedere che cosa diceva. E questa si chiamava Tania l'anarco-fruttariana. In pratica, prima diceva: io sono vegana, mangio così. Poi a un certo punto ha cominciato a mangiare solo la frutta, poi solamente le mele. Poi a un certo punto non ha scritto più. Allora mi sono preoccupata. Non ha mai più scritto dal 2010. Infatti, mi sono spaventata, quella cosa è una di quelle cose che mi ha spaventato le crociate. Ci sono anche, tra l'altro, no, no, là? Ecco, esatto, i bretariani, o i brefariani. Questi praticamente che cosa fanno? Questo è pazzesco. Vabbè, ovviamente probabilmente sarà un livello evolutivo assolutamente superiore. Ci sono persone che magari ce l'hanno questo livello. Riescono a non mangiare nulla, solamente si nutrono con la luce del sole. Si chiamano anche detti pannelli fotovoltaici. Però loro, cioè, io li invidio sicuramente. Da un certo punto di vista li invidio, da un altro punto di vista si perdono, secondo me, un piacere enorme che è il cibo. Sopravvivono, sopravvivono. Anche anni. Sì, sì. La luce del sole, praticamente. No, anni. È pazzesca questa cosa. Non lo so come fanno. Per lui funziona, non è detto che funziona. Mo non vi mettete a fare i brefari. Cioè, non è che mo vi mettete a fare digiuno, anche perché lo sapete che il digiuno è pericoloso, parlo da solo. Appunto, perché? No, perché tra l'altro poi mangiando, magari è la cosa giusta per lui, che poi è quello che poi mi aveva attratto della bioterapia nutrizionale, che in pratica la bioterapia nutrizionale come branca di, diciamo, della nutrizione, a differenza di tante altre, diceva che comunque non si può assolutamente fare una dieta che vada bene per tutti, ma bisogna sempre tagliarla sulla persona. E
evidentemente questa persona se lo può, ce la fa. È una cosa bellissima per lui, sicuramente poi per me, ecco, per esempio, io non ci riuscirei, ma non solamente perché non ci riuscirei fisicamente, ma anche perché mi piace talmente tanto mangiare. È una cosa proprio una gioia della vita, ma anche cucinare, ecco, è un altro motivo per cui non potrei essere, per esempio, fruttariana o vegana. Ecco, a proposito, mi sono dimenticata, non ho segnato i crudisti tra questi, perché dopo i vegani ci sono, prima dei fruttariani ci sono i crudisti. Vegani, sì. I crudisti sono vegani e mangiano crudo, ecco. Che io, diciamo che allora, sì, il crudismo devo dire che è la branca che più mi interessa dopo la bioterapia nutrizionale, perché la stessa dottoressa Arcari Morini, che fondò la bioterapia nutrizionale, in pratica fece degli esperimenti proprio lei, perché era una ricercatrice medica, veniva dalla medicina tradizionale, in pratica vide che quando mangiamo qualsiasi cosa che sia cotta, qualsiasi cosa, immediatamente nel nostro sangue aumentano i leucociti, cioè i globuli bianchi. Si chiama anche, se non sbaglio, leucocitosi digestiva o qualcosa del genere. In pratica, mentre invece se mangiamo crudo, questa cosa non succede. Che vuol dire che il nostro corpo riconosce il cibo crudo come affine a se stesso, mentre il cibo cotto, lo vede comunque come un po' un invasore o comunque qualcosa da cui difendersi. I crudisti non mangiano la pasta. Non la mangiano. No, eh sì, però no, mangiano verdure e frutta, però riescono a fare delle anche dolci. Sì, riescono a fare delle cose molto, pure anche molto molto buone, molto molto buone, sì. Però ecco, io sarei un po' contraria a una dieta completamente cruda, soprattutto d'inverno. Penso che sia una cosa valida soprattutto d'estate, e poi io non farei una cosa completamente cruda. Perché? Perché a parte, vabbè, la bioterapia lo sfruttava in modo, diciamo, pragmatico, come tutte le sue cose, che diceva che quando uno è malato è meglio che mangia cotto, perché così aumentiamo i globuli bianchi e abbiamo più globuli bianchi attivi per poter combattere la malattia. Infatti diceva non mangiate cose. Mentre invece adesso si dice che è molto importante mangiare crudo quando si è malati, perché insomma, ci sono vari modi, varie sì, ma nella nutrizione ce ne sono un miliardo di scuole di pensiero, trovate tutto il contrario di tutto. Quello a cui sono arrivata io, diciamo, durante questi 5 anni e i precedenti anni, diciamo, in cui mi mangiavo comunque in determinato modo, finora, diciamo, che è un pensiero che ovviamente potrei modificare fino a nuove informazioni. Secondo me la cosa migliore da fare è mangiare cotto e crudo insieme, però una buona percentuale di crudo quando si mangia il cotto. Fateci anche caso come vi sentite. E quando siete malati, magari mangiare più crudo che cotto, possibilmente soprattutto d'estate. D'estate soprattutto. D'estate poi non ti viene neanche di mangiare il cotto quasi. Io però ovviamente come crudo non mangio solamente frutta e verdura, ma mangio tutto, anche la carne la preferisco spesso cruda. Carne e pesce. Quindi, però ecco, secondo me il crudismo è molto molto interessante, molto interessante. E tra l'altro le cose che riescono a fare i crudisti sono, alcune sono, hanno un sapore spettacolare. Dolci molto molto buoni. Una lasagna di zucchine mi ricordo che era proprio uno spettacolo. Non è tanto facile, più che altro perché non siamo abituati a preparare queste cose così. Quello che non mi piace tanto del crudismo è il fatto che prevede l'utilizzo di molti superfood, loro li chiamano. Sono dei cibi in pratica particolari che sono particolarmente nutrienti e che spesso però vengono dall'estero. Come la papaya, mi sembra che è un superfood. Sì, per esempio le alghe in questo momento bisogna stare attenti da dove vengono, come il tonno, no? Perché moltissime, cioè è facilissimo che le alghe, se vengono dal Giappone, siano radioattive. Quindi occhio, consapevolezza sempre, no? Occhio a quello che comunque, cioè non è che le alghe sono tutte buone, le cose crude sono tutte buone, le cose cotte sono tutte. È sempre secondo me una cosa che bisogna fare con moderazione, mangiare
soprattutto osservare se stessi. Magari per te il crudo può essere, mangiare tutto crudo può essere una cosa che ti fa rinascere. Per lui invece mangi una settimana così, mangi 2 o 3 giorni, ma col cibo te ne accorgi subito, pure un paio di giorni. E ti accorgi subito se cambia qualcosa. Io mangiando praticamente le cose conservate che mi aveva tolto la bioterapia nutrizionale il primo mese, a me è cambiata completamente la situazione fisica. Poi per quanto riguarda sì, il pane fatto in casa, ci sarebbe da fare un seminario solamente su quello. Adesso faccio pure il discorso sulle farine comunque. Quanto tempo abbiamo ancora? Un paio d'ore. Speravo di meno. No, perché... Allora, in pratica, parliamo del latte. Adesso, se ci fosse modo dallo streaming di darmi delle martellate in testa, me ne darebbero. Perché in pratica che succede? Che sul latte poi si è scatenato il delirio. In pratica, prima, dopo la guerra, bevete più latte, il latte fa bene, il latte è importante, se non bevete il latte viene l'osteoporosi. Adesso il latte è anche veicolato da tante cose giuste, pure che dicono i vegani, il latte è diventato una cosa che dovrebbero mangiare solamente i vitelli, il latte della mucca. Cioè, il latte è diventato una cosa che bisognerebbe mangiare solamente da bambini e solamente quello della propria specie, diciamo. O si è arrivati a paradossi allucinanti, come non so se avete sentito quella cosa per me orrenda del gelato fatto con latte materno. Era una bufala. Ma è una cosa disgustosa. Ma no, perché Non lo so. Cioè, voi lo berreste il latte di una donna? Cioè, un gelato fatto con latte di una... No, no, forse per noi donne è peggio. Ma, sì. Ma io sinceramente, se dovessi assaggiare un gelato fatto così, la prima cosa che chiederei è cosa ha mangiato quella persona. Cioè, il mio interesse sarebbe quello. Cioè, lei che cosa mangia? Mi interessa più quello. E come vive? È felice lei? Cioè, però ecco, sarebbe molto più complicato. Nel senso, una mucca più o meno lo sai se è felice. Una persona è molto più complicata. Cioè, può avere delle sfumature psicologiche. Cioè, in un certo senso, c'è anche il discorso un po', diciamo, molto più evoluto come discorso, diciamo, un po' azzardato in un certo senso, delle energie, perché tu sai che praticamente in un certo senso mangiando un animale o qualcosa che proviene da quell'animale, tu in un certo senso assorbi anche l'energia di quell'animale. Quindi la mucca ha un'energia molto tranquilla, paciosa, calma. La persona la dovrei conoscere. Il macello non è... Quando viene sfruttata con 70 litri di latte anziché 15. Ecco. Allora, praticamente c'è stato anche un trattato molto importante, non so se lo conoscete, il China Study, che io non ho letto completamente perché è una cosa che ti fa cadere. Sì. E poi è molto tecnico. Ma addirittura pure i medici, amici miei che l'hanno letto, dicono no, non riesco a leggere tutto quanto. È un papiello così... tutto di cose tecniche, mediche, eccetera, eccetera. Però da questo trattato, in pratica, hanno analizzato per tantissimo tempo, e questa è, diciamo, la novità, la particolarità della cosa, per tanto tempo, per un lungo lasso di tempo, dei soggetti, molti soggetti in Cina, non so se anche bambini, adulti, eccetera, eccetera, e hanno visto una correlazione netta tra alcuni tipi di malattie, alcuni tipi di tumori e il consumo di latte e anche altre malattie oltre ai tumori. Diciamo il succo del trattato è questo. Però
con la mentalità pastonudista, diciamo, quello che mi viene in mente di chiedere è: che latte hanno utilizzato per fare questo trattato? Hanno utilizzato le latte della mucca allevata intensiva? Cioè, noi stiamo parlando, secondo me non si può fare tutto il buon fascio di dire latte fa male. Il latte fa male, un determinato tipo di latte sicuramente fa male, ma se tu una volta ogni tanto bevi il latte di una mucca che sai che mucca è, che cos'è, che come ha vissuto, quello anzi, secondo me, è quasi un... cioè, è un alimento sacro e sano, come può essere qualsiasi altro alimento. Nel senso, non... sempre l'estremizzazione... è un po' anche una moda alimentare questa cosa di non utilizzare il latte. Nel senso... forse serve anche perché è stato utilizzato talmente tanto e talmente male il latte e talmente in quantità enorme e poi soprattutto sono stati talmente sfruttati gli animali in modo orrendo che c'è quasi una specie di, come si dice quando c'è bisogno proprio di... quando si fa indigestione di qualcosa, uno non vuole mangiare più niente. Sì, è una disintossicazione. Però in un secondo momento, secondo me, cioè non è sbagliato. Io ero una che era molto intollerante al latte, per esempio. E ho bevuto lo Zimil, il delattosato, tutto. Ma mi faceva tutto male. Quando ho bevuto questo qui, intero, fresco, non omogenizzato, biodinamico, di mucche al pascolo, in alpeggio... a me non mi fa niente. Certo, se me ne bevo 3 bicchieri di seguito mi sento male. È tutto, è una questione, di, secondo me, di moderazione e di... poi, magari ci sono alcune persone a cui il latte fa pure male proprio veramente. Cioè che proprio normalmente però se una cosa... la bioterapia diceva che se, quando si riesce però a uscire da determinate, da un determinato modus pensandi, diciamo, da un modo di essere... se, se si sa veramente ascoltare se stessi, a prescindere dalle proprie golosità, inclinazioni, eccetera, eccetera, spesso una cosa che ti piace è una cosa che ti fa bene, una cosa per cui hai disgusto è una cosa che ti fa male. Per esempio, guardate caso, io quando sento l'odore della bieta mi sento proprio, mi viene da vomitare. E perché poi dopo ho scoperto con la bioterapia che la bieta contiene tantissimi ossalati di calcio che, siccome io formavo calcoli renali, per me sarebbe stato un veleno. Ecco, quindi evidentemente, però per esempio adesso mi dà meno fastidio. Oppure per esempio mi dicono che anche gli spinaci contengono tanti, poi gli spinaci invece per esempio a me in alcuni momenti mi attira molto l'odore e quindi li mangio. È quello pure la consapevolezza di se stessi, di riuscire a ascoltarsi, ascoltare quello. Se uno non desidera il latte, non lo deve assolutamente bere. Se invece magari lo desideri e lo sei portato con moderazione, secondo me. Oppure io farei un'altra considerazione: a volte noi condanniamo il latte, ma in realtà ci riuscire a dirigere qualcosa che contiene. Per esempio, nel alimento intensivo, tu dici 70 litri al giorno, c'è anche un certo mantenimento del capezzolo. No, vabbè, ma negli anni. No. Allora, no, il latte degli allevamenti intensivi, a parte che eticamente, vabbè, è a luce, ma poi dentro ci sono ormoni, antibiotici, pus, certo. C'è proprio, sì, c'è una percentuale di pus sotto, per legge, sotto cui bisogna stare per poter vendere il latte. Ma poi, vabbè, insomma, questo pure è... Comunque, mangiare un animale o bere un latte che viene da un animale che sta così male tutta la vita, voi lo mangereste un animale malato, che c'è una malattia, un tumore, Io non lo mangio, ma tutti lo... non lo mangio più da tanto tempo, ma la gente lo mangia. Perché però lo mangia? Perché non lo sa. Però se la gente lo sapesse non lo mangerebbe più. E infatti che fanno? Cioè i vegani praticamente giocano su questo, dicono, ah vedete, perché... Anche per esempio c'è un film pazzesco che ha fatto Paul McCartney, che voi sapete è vegetariano da tantissimo tempo, si chiama, pare, Glass Walls. Se vedete quello rimanete proprio... Vi manca il respiro perché sono filmati molto forti di... Eh? Non ho capito?
Guarda, stiamo facendo un elenco di film che vorremmo praticamente utilizzare la cinematografia proprio per proiettarli e poi commentarli. Questo dopo me lo segno, perché l'avevo sentito, ma poi non sono mai riuscita a vederlo. Comunque sì, hanno delle immagini terrificanti, ed è vero, sono cose che succedono veramente. Scusami un attimo, da internet, da Facebook, Isa fa una riflessione, dice: ma questo latte di alpeggio per quante persone sarebbe disponibile? 0,5% delle persone? Allora, è come dicevo, ovviamente, prima di tutto, il latte non andrebbe consumato come lo consumiamo adesso, e soprattutto non andrebbe sprecato, perché magari la casalinga va al supermercato e si prende 3-4 bottiglie di latte e dice: vabbè, tanto poi lo butto, costa 2 euro, costa 1 euro e mezzo. E quindi andrebbe usato in modo oculato e intelligente, e quando magari uno ne sente veramente il bisogno, gli piace o lo deve utilizzare veramente. Secondo, non è di quell'alpeggio là, cioè non è che io voglio che tutti quanti si comprino il latte di quell'alpeggio là, ma che tutti nel momento in cui decidessero di comprare latte, comprino latte di mucche che sono state allevate in modo intelligente come quelle lì. Magari non tutte possono stare in alpeggio a 2000 metri, ma pure se comunque se stanno in zone incontaminate va benissimo. Cioè io non, cioè, non perché che cosa dicono le persone? In pratica i detrattori del biologico, della consapevolezza, che dicono? Ah, ma fare come fate voi, come dite voi, che noi ovviamente io non sono né un agronomo né un allevatore, quindi queste cose non è che le so. Perché le ho provate, però ho parlato con tantissimi allevatori, agronomi, tante persone esperte. E il problema, e non sono neanche un economista, quindi non so dire, cioè se il metodo che proporrei io potrebbe funzionare, però anche quello che abbiamo adesso non funziona, no? Qual è il problema? Che dicono i detrattori? Dicono che praticamente come se, facessi, se il mondo andasse come diciamo noi e non ci fossero allevamenti intensivi, coltivazioni intensive o con gli OGM, per esempio gli OGM, poi dopo ve ne parlo, sono un'altra cosa che se ne pare che se non ci sono gli OGM muoiono tutti quanti di fame. E loro dicono praticamente che se facessimo così non ci sarebbe da mangiare per tutti. È ovvio che non ci sarebbe da mangiare per tutti se tutti mangiassero come mangiano adesso, ma infatti non bisogna mangiare come mangiamo adesso. Dobbiamo mangiare in modo, a parte il fatto che noi, cioè, come la gente mangia adesso, noi possiamo mangiare un quinto di quello che la gente mangia adesso e stare 100.000 volte meglio in salute. Tant'è vero che ci sono questi che si nutrono col sole, quindi se loro si possono nutrire col sole, noi possiamo mangiare un po' meno. Cioè, non sprecare, o sprecare molto meno, non sprecare, e ci sarebbe cibo per tutti. E poi mangiare in modo, cioè, che posso dire, per esempio, per chi mangia carne, mangiarne pochissima, quel poco che magari sente necessario mangiare. Ecco, non è ovviamente le cose dovrebbero anche un po' cambiare dal punto di vista dell'organizzazione sociale. Perché più o meno ognuno, se riuscisse un minimo, magari anche chi non sta in città, a coltivarsi un piccolo pezzettino di terra, ma io dico pure 2 metri quadrati, con quelle cose, l'insalata, le cose, ecco già uno comincia. Bisogna cambiare la mentalità, diciamo, non, invece di andare tutti quanti in un luogo enorme dove ci sono tantissime cose prodotte da una sola azienda. Fare in modo che ci siano tantissime prodotte da piccole aziende che sono quelle che noi stiamo cercando di portare avanti, ma ce ne sono una marea. Finora la gente che ha abbandonato i campi, ha abbandonato la loro terra per andare poi a stressarsi alla fine in lavori che magari manco. Ci sono persone che magari sono portate per fare lavori anche molto interessanti, come l'avvocato, come il medico, come lo scrittore, ma moltissime persone sono anche portate. Cioè, è una soddisfazione pure, è un bel lavoro fatto in un determinato modo. Ce l'hanno fatto odiare perché lo fanno odiare perché ti pagano 1 chilo di arance, che ne so, 0,20 centesimi. Il
il problema è questo, cioè, non è quello che facciamo, ma è sempre come facciamo le cose, no? Come vengono fatte. Quindi, ecco, per rispondere a questa, a Isa, a questa ragazza, non è che io voglio che praticamente, ma è anche assolutamente contro il mio interesse che quell'allevamento di alpeggio nutra tutto il mondo, anche perché sarebbe costretto a produrre un latte che poi dopo fa schifo. Ce ne vogliono tantissimi come loro. Loro devono essere un esempio a cui riferirsi. Loro che fanno? In realtà non è, una, non è solamente un allevamento. Loro sono una latteria che va a prendere in Germania, loro sono subito, mi pare, vicino alle Alpi, vanno a prendere il latte da varie latterie nei dintorni, che però rispondono a determinati parametri. Quindi è una cosa che si può fare, come prima c'erano i mugnai, anche adesso c'è per esempio un mulino marino che è un mugnaio che raccoglie la farina da coltivatori che decide lui, insomma, che lui pensa che siano quelli giusti. Quindi sul latte, diciamo, le mie conclusioni sono queste, che non dipende tanto dall'alimento in sé, ma quanto dalla qualità dell'alimento che noi mangiamo e anche dalla quantità. Cioè, se noi mangiamo un alimento con moderazione e quell'alimento dentro porta il sole che la mucca ha sentito quando stava fuori, l'energia, la serenità della sua vita o comunque quello, insomma, quello che ha fatto, per me è un alimento, come dice Gian Attasio, è una medicina, perché il cibo è la nostra medicina. Tra l'altro Matteo Giannattasio ha scritto adesso purtroppo per la Ecor Natura Sì, perché il Valore Alimentare è la rivista di Ecor Natura Sì, però ha scritto, il Valore Alimentare è una rivista che fa capo a Ecor Natura Sì. In pratica Giannattasio ha scritto adesso, loro comunque fanno anche molte cose buone, hanno tante cose interessanti. Se non fosse stato per loro, io non mi sarei mai potuto avvicinare al biologico, perché quindici anni fa non c'era niente, o io non avrei potuto comunque approcciare niente. E lui ha scritto adesso un libro sulle intolleranze e le allergie, molto interessante, e praticamente in questo libro spiega tante cose che possono essere utili anche per noi che praticamente mangiamo consapevole. E per esempio dice che una cosa molto interessante che io ho trovato utile per me è che l'intolleranza, a differenza dell'allergia, a parte che l'intolleranza a differenza dell'allergia è una cosa che tu puoi tornare indietro, ma poi anche che è dose dipendente. In pratica moltissime intolleranze, io per esempio se bevo un po' di latte non mi fa male, se ne bevo tanto mi dà fastidio. Quindi in un certo senso l'intolleranza è anche un modo che il nostro organismo per dirci che stiamo facendo qualcosa di sbagliato, no? Stiamo esagerando. Sì, perché noi abbiamo troppo di tutto adesso, abbiamo troppo accesso a tutto ed è un grosso errore. Visto che possiamo averlo, dobbiamo ragionare con la testa e decidere cosa non avere, che è forse la cosa più importante. Sì, insomma, quindi l'ultima, sì, mi ero segnata questa cosa di animali felici, andate sempre a controllare se gli animali sono felici, soprattutto le galline e quindi i polli per le uova anche e le mucche, perché noi mangiamo soprattutto quel tipo di carne, ma cerchiamo di variare moltissimo il tipo di carne che mangiamo, però il cavallo deve essere un cavallo che sempre come la mucca, felice, non un cavallo che l'hanno dopato, l'hanno distrutto tutta la vita. E allora c'è la mucca podolica, stanno cercando di reintrodurla più possibile negli ultimi anni in Italia. C'è un gruppo che su Facebook, se lo cercate, dopo ve lo cerco, magari vi do il nome, e si chiama proprio Salviamo la Grubola Mucca Podolica. In pratica, se non sbaglio, una cosa del genere. In pratica parlano tutto, cioè c'è tutto sulla mucca podolica ed è molto interessante. Allora, il discorso dell'allevamento è un discorso molto complesso, cioè delle razze pure proprio delle mucche, è un discorso molto complesso e particolare.
La cosa migliore è sempre comunque scegliere carne e latte di mucche del autoctone del vostro territorio. Perché? Che vuol dire? Che quella mucca è un tipo di animale che si è adattato a quel territorio, vive bene lì e non c'ha bisogno di essere particolarmente curato. La mucca podolica, per esempio, è una mucca molto resistente che vive bene, sì, soprattutto in alcune zone, però un animale molto bello, molto resistente, soprattutto deve vivere per forza all'aperto, è quasi impossibile, se non sbaglio, tenerla chiusa, quindi perlomeno siete sicuri che è una mucca felice. Addirittura, sì, ho letto che i biodinamici, per esempio, demonizzano molto, giustamente, il fatto che le mucche vengono decornificate, perché praticamente le corna per loro sono una specie di tramite con l'energia universale, quindi la mucca decornificata per loro è una mucca proprio malata, malatissima, che non capisce più niente, che vaga senza meta, sì. Scusa, Isa fa un'altra riflessione. Dice, tra l'altro, il latte aumenta la concentrazione di uno dei fattori di crescita più noti alleati del tumore, il fattore insulino simile IGF-1. Allora, questo il fatto che il latte aumenti il fattore di crescita dei tumori è un po', diciamo, è stato, se non sbaglio, poi Isa magari ce lo può dire meglio, è stato soprattutto portato avanti proprio dal China Study. Che latte, che tipo di latte aumenta questo fattore di crescita dei tumori? Il latte, quello lì della mucca felice, o il latte che dentro c'ha qualsiasi cosa? Come facciamo a saperlo che latte hanno utilizzato? Hanno scritto in questo China Study che tipo di latte è stato utilizzato? Ma soprattutto la bioterapia nutrizionale sostiene, per esempio, che i germogli non andrebbero mangiati da chi ha problemi tumorali, perché i germogli veicolano un messaggio di crescita, come per esempio Isa dice il latte, allora neanche i germogli vanno mangiati. Il problema è questo: se tu mangi tutti i giorni i germogli, se tu mangi tutti i giorni latte, se hai una massa che ti sta crescendo, probabilmente gli dai un input di crescita, è possibile, ma se tu mangi moderatamente i germogli e il latte e poi mangi un sacco di altre cose, gli dai tanti messaggi al corpo che non è un fatto proprio solo di moderazione. Non è, diciamo, non c'è una prova provata che tranne che nel China Study, che però lì fin quando non mi dicono che tipo di latte è stato utilizzato, io non sappiamo, ma poi soprattutto io queste prove scientifiche che vengono fatte, adesso mi tirerò addosso tutte le improperi della comunità scientifica che mi vorrà uccidere, però secondo me sono parziali, perché tu non puoi pensare che il tumore ti viene solamente perché bevi il latte, il tumore ti viene pure perché c'hai uno stress importante, sei una persona particolarmente emotiva, hai avuto un trauma psichico forte, vivi in una situazione di inquinamento ambientale. Hanno analizzato pure tutte queste cose in questo studio. Come facciamo a sapere che cos'è? Sono troppe variabili per una malattia come il tumore, che ancora non sappiamo da che cosa viene generata, perché per quanto mi riguarda, secondo me, da quello che io ho studiato finora, il tumore, i tumori sono malattie che probabilmente derivano sicuramente anche in parte dall'alimentazione, ma in stragrande maggioranza, in fortissima percentuale, secondo me, derivano tantissimo dalla psiche, da problemi, cioè da cose emotive anche. Questo penso che difficilmente è contestabile, perché è stato anche provato tante volte. Ecco, io non riesco a... È come dire i cinesi sono tutti uguali, i napoletani sono tutti quanti ladri, i veneti sono tutti quanti freddi. È una specie di razzismo portato a uno stadio intellettuale. Secondo me il latte non fa male di per sé. Però fa male se viene utilizzato male, se è un determinato tipo di latte, se lo utilizza una persona che magari già sta male. È difficile
Secondo me l'unica cosa che si può fare è decidere per se stessi cosa fare. È chiaro che poi ognuno debba calibrare sulla propria persona poi le proprie scelte alimentari. Io la scelta vegana, diciamo, la capisco, la comprendo più di quella vegetariana in realtà, perché che succede? Che i vegetariani dicono io non voglio mangiare la carne, ok? Ho fatto un articolo proprio su questo argomento a Pasqua dell'anno scorso, perché a Pasqua vengono ovviamente c'è una mattanza di capretti, no? Che succede? Che praticamente il vegetariano dice io non mangio carne ma mangio latte e formaggi. Se mangi latte e formaggi e quindi vengono allevate degli animali per il latte e per fare il formaggio, questi animali devono avere dei cuccioli per avere questo latte. Immaginate di avere un gregge di 100 pecore, di 100 pecore. Queste pecore, ognuna fa un cucciolo o due cuccioli per avere il latte da queste pecore, no? Come fate voi, cioè come fate voi pastore a tenere un gregge che è triplicato e che dopo qualche mese vi triplica un'altra volta? È impossibile. Purtroppo quei capretti vengono uccisi. È così, la stragrande maggioranza. Ma per forza, perché se tu devi fare il latte, il capretto viene ammazzato. Allora a quel punto capisco più la scelta del vegano, che non mangia neanche il latte e il formaggio, però la scelta del vegano pure non la capisco completamente, perché nel momento in cui tu non mangi latte e formaggio, quindi lasci stare gli animali, e non vengono allevati quindi per il latte, e i cuccioli fanno solamente quelli che devono fare, e comunque ne faranno, mangiano sempre tanti come li fanno normalmente, dopo poi tutti questi animali che vengono al mondo, che fine fanno? Cioè, in realtà piano piano ci vorrebbe, come posso dire, ci sarebbe un aumento enorme di predatori, di lupi, orsi, eccetera, eccetera, che vanno a, in qualche modo rimettono un equilibrio in natura, no? Perché sennò diventano troppi, non ci sarebbe neanche più, cioè voi avete idea di quanto mangiano le pecore, quanto distruggono le capre in un bosco, per esempio, sarebbe invivibile. Bisognerebbe tornare a un numero, diciamo, equilibrato, di sempre. Però a quel punto dovremmo anche abituarci a girare a vivere in un posto dove ovviamente ci sono i lupi, ci sono gli orsi, e cioè, come era tanto tempo fa. E non è così semplice come sembra, ci sono tante variabili da analizzare di tanti generi diversi. Quindi io penso che attualmente quello che possiamo fare noi è agire in modo moderato. Sì, un equilibrio che poi è quello che, cioè, che si faceva una volta quando non c'era tanto da mangiare, si mangiava quello che si riusciva a bere. Se la mucca aveva un po' di latte, faceva il vitello, e c'aveva un po' di latte pure per noi, ce lo prendevamo, e buon pro ci faceva. Ovviamente non c'era uno sfruttamento in quel caso, perché la mucca stava allattando e tu avevi un po' di latte anche tu. E c'è stata una, praticamente nel gruppo su Facebook che si chiama ProPast, che è un gruppo di pastori, sono tutti pastori poi molto colti, devo dire. C'è una certa Marzia Verona, per esempio, di cui volevo parlare, che lei ha scritto svariati libri del pascolo in alpeggio. Lei viene attaccata dai vegani in modo proprio terribile, addirittura con minacce di morte. Cioè, per dire, è folle, no? È una sua scelta di vita. Ha fatto un bellissimo, tra l'altro, filmato sulla vita dei pastori, insomma, quelli seri. E è molto istruttivo. Però, appunto, sempre rimanendo nell'ottica di riuscire comunque a fare le cose moderatamente, non esagerando. E questo lo possiamo fare solamente comunque se non ci rivolgiamo all'industria, perché l'industria non accetta che tu... l'industria ha bisogno che tu consumi, che tu compri 10 litri di latte alla volta, che quindi deve incamerare tonnellate di litri di latte. Allora, questo ve l'ho detto. Allora...
Parliamo, che volete parlare prima, delle farine o degli OGM? Non ho capito? Infatti sì, alla fine sì, in un certo senso sì. Allora facciamo così, partiamo dalle farine e poi arriviamo agli OGM. Allora, un discorso lunghissimo. Sì. Anche Fabrizio ha commentato sempre a riguardo del latte. E lei dice, sicuramente il fattore emotivo è fondamentale, ma la ricerca ci dice che le proteine animali e la caseina in primis sono i responsabili dello sviluppo dei foci tumorali e non c'entra da dove arrivi quel latte, purtroppo. Ma questo lo dice il China Study? Non lo so, Fabrizio, se lo ci dice? Senti, lo dice il... Anche Berrino, sì, Berrino praticamente è anche un caro amico di Gian Attasio, per esempio. Gian Attasio, ecco, loro sono... cioè su questo litigano sempre, sono carinissimi loro due, sono due persone un po' anziane ma stupende, tutte e due molto competenti. Gian Attasio per esempio sostiene che il latte non dà problemi, e Berrino invece, che viene dalla macrobiotica, sostiene invece che li dà. Per esempio Gian Attasio mi stava dicendo che stava leggendo il China Study proprio ultimamente, e poi dirà quali sono le sue conclusioni. Però non è, cioè, le prove che praticamente, come dicevo, cioè, come fai a provare che la caseina che porta il tumore? Io questo voglio. Se mi dimostrano questa cosa, come fai a provare che la caseina che porta il tumore? Allora, Fabrizio, innanzitutto dice: non solo i China Study parlano di questo. Se ci vuole citare altre fonti, magari poi le possiamo condividere sul gruppo, insomma sull'evento, in modo tale che ognuno poi può anche farsi la propria opinione al di là di... Certo. Quindi invitiamo tutte le persone, Fabrizia, Isa, Isa so che segue bene o male Berrino, Fabrizia ha una cultura molto... Aspetta, vediamo, appena commentato. Parla di sperimentazione anche sugli animali. Non ho capito. No, mi ha scritto sperimentazioni sugli animali. Ah, praticamente che hanno capito che la caseina porta il tumore facendo delle sperimentazioni sugli animali. Berrino è uno dei medici che segue, appunto, dice. Ma è quello che dicevo, in che quantità hanno, cioè, questi esperimenti che hanno fatto sugli animali, in che quantità gli hanno somministrato questo latte? Cioè, quanta caseina hanno dovuto... Io sono d'accordo che se tu mangi un casino di latte di caseina ti fa male, ti può venire pure una malattia, ma di qualsiasi cosa, per la fine, adesso ve lo vedete pure con le farine. Cioè, in effetti forse mi dovrei leggere il China Study, però è talmente... Cioè, ecco, allora dovrebbero fare un China Study per persone che non... devono fare uno... Però nel video tu non vedi... Cioè, in realtà io vorrei capire come hanno fatto mai a stabilire che questa caseina porta il tumore, la proliferazione cellulare. Tra l'altro la porta in tutti? Fabrizia dice che caseina, il latte, le proteine vegetali sono state studiate tramite l'alimentazione indotta. Sì, questo che potere gli hanno dato. Però... In che quantità, a che tipo di animale l'hanno dato? Ma ecco, facciamo pure finta. No, ma mettiamo. Ma io infatti sono in contatto con Gian Attasio che sta analizzando la situazione. Ma mettiamo pure che hanno somministrato a questi animali del latte che poi li ha fatti giustamente ammalare, no? La caseina, diciamo. Questi animali in che condizioni stavano? Non è che gli è venuto il tumore perché si tenevano, cioè erano degli animali da laboratorio che oltretutto gli davano pure l'ormone della crescita, che già avevano una cosa che, cioè, stavano come stavano. Io, cioè, lo dovrei vedere con i miei occhi questa cosa per capire esattamente, perché in realtà voi sapete che quello che succede, le reazioni biologiche che succedono nel nostro corpo, nel nostro organismo, non sono, cioè non le conosce nessuno veramente ancora. Perché come le analizzi? Dovresti stare dentro l'organismo. Cioè, tante cose non si sanno. Tutta quella, esempio, la storia della dieta del pH, che il sangue deve essere in un modo piuttosto che in un altro.
Cioè, anche quello, sì, cioè, sono d'accordo, ma sono d'accordissimo che bisogna avere un equilibrio tra cose acide e cose basiche, certo. C'è il famoso 90% del DNA spazzatura. In realtà la scienza non è ancora arrivata a capire qualcosa. Spazzatura, puoi chiamarlo spazzatura. Esatto. E quindi bisognerebbe capire un po' cosa succede nel DNA. Chiamare il DNA spazzatura è una cosa proprio, secondo me, è come chiamare le erbe infestanti erbacce. Ma perché? È un nostro termine, che poi i termini alla fine portano... Condizionamento sì, psicologico. Sì, condizionano. È bruttissimo. E... perché stavamo dicendo questa cosa del cioè perché in realtà non conosciamo i meccanismi sì, non che conosciamo provocano... fino in fondo sì, non per esempio questa cosa del pH sono d'accordissimo che bisogna che c'è che è molto importante non acidificare l'organismo esageratamente perché se lo acidifichi troppo ovviamente l'organismo tende a prendere sicuramente il calcio dalle ossa da altre parti però ci deve essere un equilibrio quindi tra alimenti acidi e alimenti basici, c'è semplicemente questo. E soprattutto coerenza, perché ognuno vuole il tipo di acidità che gli è più congeniale, esatto. Proprio per un discorso genetico. Ma infatti ci sono degli studi russi, scusate il termine, che noi siamo in America, che dimostrano il forte condizionamento che ha anche la semplice attività motoria, non necessariamente sportiva, nella correzione degli errori certo. Genetici. Ma questo ce lo dicevano... Probabilmente la caseina potrebbe portare un errore genetico, però forse non è la caseina, è l'animale che non vive in armonia. Come fai a saperlo? Quindi ha un... quindi può darsi che ci porta ma poi, questa... Sì, ma poi le nostre... Teorie. Ma poi magari la caseina, nel momento in cui tu non la supporti con delle proteine vegetali, con degli alimenti vegetali, per esempio, cioè... a voi le vostre madri non vi dicevano sì, mangia la cotoletta ma mangiate pure l'insalata se mangi la carne devi mangiare l'insalata è una cosa che cioè alimento acido alimento alcalino no e le nostre cioè alcune cose ancora ci sono rimaste solamente che io per esempio non lo facevo perché se mia mamma mi diceva mangia questo e mangia pure quest'altro a me non me ne importava cioè facevo quello che volevo io perché ero così di carattere. Perché non mi spiegava perché. Nel momento in cui io acquisisco la consapevolezza del perché, allora sarei una deficiente a non farlo, no? Perché vuol dire che mi voglio fare del male. Allora, Isa continua dicendo, no, l'esperimento è stato fatto anche al contrario, cioè eliminando la caseina i tumori sono regrediti fino a scomparire. Mentre Fabrizio poi continua dicendo, sì, però lo studio Cina, oltre a sperimentare sugli animali, ha studiato l'alimentazione mondiale degli umani, con le loro abitudini alimentari e quelli che non mangiano proteine animali sono meno soggette ad ammalarsi. Quelle ammalate riescono a invertire invece la malattia. Allora, sempre questo, secondo il China Study. Questo è uno studio che è stato fatto in Cina, ma stiamo dicendo che non sappiamo con che tipo di latte è stato fatto. E poi sono d'accordo che... Cioè, allora vi dico una cosa, voi conoscete la terapia Gerson? Avete mai sentito parlare? Praticamente è molto molto interessante ed è una cosa anche molto interessante dal punto di vista del crudismo. In pratica loro che fanno? Le malattie serie come i tumori le curano solamente con degli estratti di frutta e verdura, molto concentrati, diciamo, però fatti proprio sul momento, frutta e verdura solamente biologiche, e con degli estrattori particolari che estraggono proprio tutto il succo. In pratica... loro in questo modo come posso dire in un certo senso alcalinizzano un organismo che si è acidificato però loro che dicono non so se era Isa questa che diceva quest'ultima cosa che Fabrizia per esempio lo sa se quando cioè nello studio c'è scritto che altro ci hanno messo vicino insieme alla caseina, cioè se insieme alla caseina gli hanno introdotto anche degli alimenti vegetali oppure no. Poi tra l'altro in che tipo, cioè, che tipo di animali hanno utilizzato, come stavano quegli animali, nel senso sono d'accordo che incrementare la caseina o le proteine animali in una persona che già è stressata e sta male e quindi acidificata, perché tu sai quando stai male senti che sei acido, no? Come in pratica peggiora la situazione e può portare a delle malattie, ma
In quel caso, ecco, probabilmente una persona che già non sta bene, magari sarebbe il caso che mangiasse, come dice anche la Gerson, si nutrisse soprattutto di frutta e verdura. Non è una cosa però di sempre. Comunque Isa ha commentato dicendo che il latte che hanno utilizzato per questi studi è il latte che mangiamo tutti, non certo quello dal peggio, quindi quello d'allevamento. Quindi ci siamo cioè questo dice molto, perché ovviamente, ma infatti secondo me mangiare quel latte è un suicidio. Questo l'ho fatto passare, questa cosa, no? Cioè bere il latte, quello lì di allevamenti intensivi, è secondo me molto molto pericoloso. Cioè devi stare proprio benissimo per non ammalarti, devi essere uno felicissimo con un organismo perfetto per non ammalarti bevendo una cosa del genere, perché è una schifezza. Ma per forza, più antibiotici, ormoni, mucca infelice, cioè qualunque alimento trattato così ti farebbe ammalare, no? E quindi se il Cianastati è stato fatto con quel latte, sono assolutamente d'accordo con il Cianastati, non bevete assolutamente quel tipo di latte. Se non potete raggiungere un latte perfetto, ottimo, meraviglioso, non lo bevete proprio, come anche il formaggio, stessa cosa, perché poi è un derivato del latte. Perciò dico, allora, parliamo delle farine oppure... Questa si chiama adesso veramente... Sì, però... no, perché non vorrei appunto spingere solamente, e qui noi troviamo però magari si chiama Berchtesgaden, sì, si chiama così, non finisce più. No, è blu, adesso ve la faccio vedere, perché se voi fate una semplicissima ricerca su internet, come si fa a fare? Ma vabbè, c'ho qua. Isa inoltre dice, ma quello d'allevamento è pressoché l'unico disponibile, per cui la soluzione la sappiamo tutti, smettere di bere latte. Ma no, ma non è l'unico disponibile quello di allevamento. Dove abito io, per esempio, in campagna, ci sono tantissimi che hanno le mucche brade e che magari non sono dal peggio, ma comunque mangiano l'erba non inquinata di campagna. Cioè, è possibile trovare quel latte. Cioè, io bevo quello perché trovo quello lì più facilmente, ma non è così. A parte poi, cioè, non è che perché... la situazione è questa, noi ci dobbiamo rassegnare, nel senso, se noi non cerchiamo il produttore, l'allevatore che alleva la mucca felice e ci dà il latte felice, l'allevatore non compriamo da lui, l'allevatore va a finire. Ecco perché bisogna incentivare, infatti. Chi lo fa? Sì, anche perché poi magari lo faranno pure da noi. No, è un peccato comprarlo in Germania, invece in Italia ci abbiamo le montagne. Esatto, poi c'è tutto il discorso del sport. Ma comunque in Italia le montagne ci stanno, quindi insomma una mucca sana la troviamo, no una, ne troviamo tante. Comunque la cosa bella è che contemporaneamente a noi qui a EcoFood, che stiamo parlando appunto di riscoperta e la ricerca di produttori che facciano cibo in maniera sana, ne stanno parlando a Pisa all'Internet Festival. Bello, stavamo scambiando qualche tweet riguardo. Faccio a mettere una nuova finestra per farvi vedere sto Berchtesgaden. Ctrl T. Sì, e poi devo cercare. No, il cerca di Google, dove lo trovo? No, perché su Macintosh ce l'abbiamo nella finestra. Mi ha buttato fuori? Vi volevo far vedere il sito. Comunque, se voi andate sul sito... Allora, in realtà voi dovete cercare Berchtesgaden... Questo è un luogo, perché mi sembra che sia un luogo. Però dovete cercare Berchtesgaden Milch, che sarebbe il latte, no? O Milcherei, che significa latteria. Tipo una cosa del genere. Con l'umlaut su una delle... Adesso ve lo cerco comunque. Allora, aspetta.
Nerland. Ok, dove le sono le frecce? Ma per Sedner facciamo Milk. Ecco, questa qui, questa che c'è scritto dovrebbe essere questa. O questa? No, non è questa qua. Ah, vedi, è verde la confezione, ma non di quello lì che dico. Sì, è però quello è scremato. Però quello è scremato e se non sbaglio a lunga conservazione. Quindi stiamo da capo. Perché è scremato a lunga conservazione. Quindi. E questo qui mi sa il sito. C'è pure in inglese, non è solamente in tedesco. Ecco, è molto bello. Poi tra l'altro c'è un sito bellissimo. Ah, c'è anche. Ecco, adesso l'ho messo anche in italiano perché talmente che lo sto dicendo, sto latte. Allora, vedete com'è bello? Cioè, tutto, mo, ditemi pure che ci sarà. Io una gita ce la farei là in Germania. Non lo vedete perché. Adesso ve lo faccio vedere. Ecco, secondo me. Però dovete trovare, no, questo qui. Quello. E no, dovete trovare, mo vi dico quale. Quello nella bottiglia di vetro scuro, no, biodinamico, quindi non pastorizzato e non. Adesso te lo faccio vedere. Lo yogurt viene perfetto con questo qua. Un po' grasso. Ecco. Ecco, vedete, questo qui in particolare è la linea biologica, quella blu. Questo, se guardate, ecco, vedete la bottiglia? È questa bottiglia scura qui. Talmente che lo pastorizzano poco, che se voi lo lasciate fuori dal frigo, diventa tipo una specie di formaggio. Cioè non va male, ma diventa... Io ancora non ho avuto il coraggio di assaggiarlo, veramente. Sì, però che si può mangiare, si dovrebbe poter mangiare. Io ancora non l'ho fatto, però... Per tutto quello che riguarda la fermentazione, andate a vedere un blog molto interessante tenuto da un ragazzo molto giovane, me lo sono segnato. Il blog si chiama... Allora, aspetta. Ma tu lo fai a mano, non con la yogurtiera? No, non serve la yogurtiera. Adesso poi ve lo dico. Per tutto quello che riguarda... Questo sito vi potrà un po' scioccare perché questo ragazzo fa degli esperimenti su se stesso pazzeschi, nel senso che fermenta le cose, poi se le mangia, dice, vedete, io sto bene. Però lui comunque lo fa studiando dei libri molto interessanti che poi vi dice, è una persona molto bella secondo me. Non lo conosco personalmente ma mi piace tanto. Lui si chiama Francesco Di Giuseppe. E il blog si chiama Tradizioni Nutrienti. Lui fermenta tutto, fermenta la frutta, fermenta la verdura, fermenta il latte. Tradizioni fermentanti, Tradizioni Nutrienti. Molto interessante tutta la parte della fermentazione, poi è tutta una cosa enorme, interessante a parte. Allora, ci sono altre cose, oppure posso parlare un attimo delle farine? Certo, è quello che dico, infatti assolutamente, cioè bere comunque latte di animali sofferenti fa male,
È come, in un certo senso, voi incamerate, secondo me, il mio parere così empirico, un'informazione di sofferenza. Perché è assurdo, no? Non ha senso. Allora, vi parlo un poco delle farine, che praticamente si potrebbe fare un seminario solamente sulle farine, perché è un discorso, ve lo sapete, enorme, no? Io non so che cosa sapete già e che cosa non sapete. Vi faccio un'infarinatura generale veloce. Un'infarinatura generale. Poi, da una parte e dall'altra. E poi, se voi, però, se avete domande o cose, intervenite, perché, oppure se mi dite questo già lo so, mi fate capire, io vado avanti. Ok. Allora, in pratica voi sapete che il grano, cioè noi mangiamo soprattutto frumento, no? Siamo abituati a mangiare soprattutto frumento e non da sempre, ovviamente, perché prima si mangiava tutto quello che si trovava, farro, anche molti altri cereali. Io non so voi come siete cresciuti, ma io sono cresciuta in una famiglia dove praticamente si mangiava a mattino, magari si mangiavi quando andava bene la fetta di pane, a pranzo ti mangiavi la pasta. E a cena, pure se, man dovessi, se mangiavi proteine, io o mangiavo la zuppa di latte a cena, che era comunque pane e latte, oppure se mangiavo le proteine, una fetta di pane vicino ci stava normalmente. Quindi che succede? Che è un alimento che noi mangiamo 3 volte al giorno per tutta la vita, qualunque cosa tu mangi così tanto, secondo me, da intolleranze, per forza che mo comunque stanno venendo fuori. Oltretutto questa cosa è aggravata da altre situazioni molto importanti che noi non quasi, che pochi conoscono. In pratica, che succede? Che il grano che noi mangiamo non è, il frumento che noi mangiamo non è il frumento come era originariamente. Il grano che noi mangiamo inizialmente, cioè, le spighe erano molto alte. Siccome queste, e la resa era quella normale, di una, cioè, normalmente se tu coltivi senza particolari stratagemmi, una parte del raccolto va perduta. Torna alla terra, io dico, più che va perduta. In pratica, che cosa è successo? Per fare in modo che fosse più semplice coltivare, perché con questo grano così alto, ovviamente facilmente allettava, che vuol dire che calava la spiga verso il basso e si rovinava, quindi non si riusciva a raccoglierne di meno. Allora, che hanno fatto? Per riuscire a fare comunque dei grani che avessero sempre una migliore un'attitudine alla panificazione sempre migliore, quindi che fossero sempre più panificabili, quindi avessero un glutine sempre più elastico e che fossero anche, no, cioè che fossero più bassi, in modo che non allettassero, sono stati fatti tantissimi incroci tra grani, che è una cosa che gli agronomi, cioè che comunque i contadini proprio hanno sempre fatto, no? Normalmente non solo i contadini cercano ovviamente di seminare solamente i semi delle cose più belle, cioè quelle più riuscite, più belle che escono fuori, ma tra di loro poi tra l'altro cercano sempre di incrociare tra di loro delle specie per far venire fuori altre cose, oppure adesso non so se sto usando i termini giusti, se è specie, razza, quello che, ve lo dico in modo empirico perché non sono un agronomo, quindi non ve lo so dire in quel modo lì, perché saprete che cioè, questo tipo di discorso potrebbe essere molto molto attaccato dai soliti scientisti che stanno lì e ti dicono e non sai manco parlare e parli di queste cose. Io ve ne sto parlando sullo stesso piano vostro, ne so quanto ne sapete voi di tante cose. Quindi in pratica che succede? Che loro incrociavano questi grani in modo da far venire, cioè, da avere il miglior grano possibile, cioè, più resistente possibile a tutto. E già comunque quindi nasceva magari un grano che si chiamava in un modo piuttosto che un altro, che posso dire, come avete visto che c'è, i grani hanno dei nomi, il Senatore Cappelli, eccetera, eccetera. Che è successo? Che a un certo punto, adesso ve lo faccio vedere pure da qui. C'è stato, a questi incroci, a queste prove che facevano per migliorare, diciamo, migliorare tra virgolette, perché poi mettersi in testa di migliorare non voleva dire questo migliorare il grano, lo miglioravamo per panificare, quindi per far venire il pane più facilmente, ecco. Aspettate che vi cerco un attimo una cosa.
Ecco, hanno cominciato anche a fare un'altra cosa. Hanno pensato bene di bombardare il grano con dei raggi gamma per farlo mutare geneticamente e vedere che cosa usciva fuori, cioè se riuscivano con queste mutazioni genetiche che non sono OGM, perché l'OGM è un altro tipo di tecnologia. Nell'OGM, se ho ben capito come funziona, si prende il gene di un'altra specie e si inserisce nel gene di quella specie che ci interessa. Mentre invece in questo caso noi abbiamo modificato, loro hanno modificato il codice genetico già esistente con delle radiazioni. Quindi a forza di prove alla fine è venuto fuori questo grano creso. Che cos'era? Un grano che un grande genetista che si chiamava Strampelli riuscì a ottenere questo grano. Grande nel senso perché era appunto bravo nel suo lavoro. E questo grano in pratica era basso, con ottime attitudini alla panificazione, perché aveva un glutine molto, molto che si estendeva molto, e quindi allettava non allettava quasi per niente ed era poco attaccabile pure dagli insetti, alle cose che poi attaccabile dagli insetti. È un'altra cosa che noi dovremmo cominciare ad abbandonare, perché non è che sia tanto carino da parte nostra dire il grano lo voglio tutto io e voi insetti vi andate a quel paese. Cioè è anche giusto che si mangino qualche cosa pure loro. Ecco. È quello? Beh, gli insetti sono intelligenti, cioè loro vogliono mangiare le cose buone, quindi però in realtà su alcuni no, non viene attaccato per altri motivi, poi dopo magari ve lo spiego. Comunque, in pratica, che è successo però? Con questa, poi ecco, vi volevo far vedere questa cosa, perché ho parlato in questo articolo, sono capitata in questa azienda che poi è vicino a casa mia, a Civita Castellana, e guardate che cosa divertente, praticamente... era un'azienda, adesso è un'azienda biologica normalissima, però la cosa buffa è che al momento, cioè quando fu fondata nel 1934, tipo, erano in piena epoca fascista, la guerra del grano, no? E vedete che cosa c'era scritto sulle mura? Un imperativo assoluto si pone, bisogna dare la massima fecondità ad ogni zolla di terra. Più profondo il solco, più alto il destino. Io la prima cosa che ho imparato quando ho fatto un corso di agricoltura è che praticamente la prima cavolata che ha fatto, che ha fatto il coltivatore è rivoltare la terra con l'aratro. Vi sembrerà assurdo, perché in pratica che succede? Che quando rivolti la terra ci sono dei batteri che dovrebbero stare, cioè anaerobi che dovrebbero stare sotto la terra, e dei batteri invece che devono stare all'ossigeno. Tu praticamente rivoltando la terra fai un disastro. E io adesso non so esattamente come funziona la meccanica di tutta questa cosa, però vi posso dire che ho assistito personalmente alla coltivazione di un campo vicino a casa mia, a Sacrofano, la cui terra non è mai stata rivoltata neanche di mezzo centimetro, e produce alla grande tutto. Non è un grande campo, è un piccolo campo, però... io stessa, diciamo, prima avevo le piante sul balcone, avevo le aromatiche, no? Ogni tanto smuovevo questa terra, dicevo, facciamo prendere un po' di aria alla terra, e la tenevo tutta pulita da tutte le erbette, le erbacce tra virgolette, e mi si ammalavano sempre. Adesso che cosa faccio? La lascio come sta la terra e ci butto sopra, tipo per esempio se prendo il prezzemolo, i gambi li rimetto sopra, tutto lo scarto lo rimetto sulla terra, stanno una bellezza. Sembra una foresta sul mio balcone. In pratica, che cosa è successo? Che nel tentativo, secondo me, di migliorare la coltivazione, è un po' il tentativo isterico, secondo me, di migliorare la coltivazione, siamo arrivati a sfruttare talmente tanto la terra che prima di tutto è diventata sterile. E poi abbiamo ottenuto dei prodotti, nel caso del grano, un grano che ci fa male. Perché? Che è successo? Che dalle ultime ricerche
potete leggere pure su internet, le potete trovare. Il problema, diciamo, più il problema che porta alle intolleranze al glutine è dovuto non tanto alla quantità di glutine, che comunque è un po' di più rispetto al grano che non è stato modificato, ma il fatto che praticamente nel glutine è cambiata la percentuale tra gliadina e glutenina, che sono le due proteine che formano il glutine. La gliadina è cresciuta molto rispetto alla glutenina ed è quella la frazione, diciamo, proteica che porta a pare queste intolleranze così forti. Ed è molto credibile, perché se pensate le celiachie che ci sono adesso, le intolleranze che ci sono adesso, con tutto il grano che mangiamo, ed è tutto quanto modificato. Tra l'altro, come se non bastasse, noi lo mangiamo raffinato, quindi mangiamo solamente amido, zuccheri e queste proteine, che però sono molto difficilmente digeribili. In pratica, che cosa successe? Questo successe perché ci fu la battaglia del grano. Quando avete tempo, magari andatevi a leggere l'articolo, perché racconta praticamente come, vedete, le autorità fasciste, nell'intento di aumentare la produzione di frumento, arrivarono ad osteggiare apertamente coltivazioni di vegetali ritenuti vili e minori, per dire, per esempio, il farro, no? Perché non produceva abbastanza. Tra questi i broccoli, le cime di rapa, il farro, le lenticchie e le rape. Tentarono quindi in maniera sistematica di convincere i coltivatori a sostituirle con il grano. Un tentativo di convincere gli abitanti di Castelluccio di Norcia a coltivare la loro valle a grano al posto delle tradizionali lenticchie causò quasi un tumulto. L'esperimento fu fortunatamente accantonato dopo che una coltivazione di grano sperimentale si rivelò fallimentare a causa della particolare climatologia della valle. In pratica, la mentalità di adesso è: ah, non riesco a coltivare una cosa qui, allora ci metto nella terra, ci metto questa cosa, così quella viene lo stesso. Ma invece di pensare, vuol dire che non ce la devo coltivare qua questa cosa, magari ci devo coltivare un'altra cosa che viene. È una follia tipicamente umana, no, questa qui. In cui dice, vedete, che dice praticamente un tuffo in piena battaglia del grano, durante la quale Mussolini mirava a far diventare l'Italia autosufficiente dal punto di vista della produzione del frumento. Se ne importavano 25 milioni di quintali e se ne consumavano 75 milioni. Nonostante le resistenze, appena 6 anni dopo Mussolini riuscì nel suo intento. Beh, qual è l'errore in questa cosa? È il fatto che la gente consumava 75 milioni di quintali di frumento. Cioè, l'errore non stava che non ne producevamo abbastanza, ma stava nel fatto che probabilmente ne consumavamo troppo. Allora si poteva... non sarebbe stato meglio consumare. Adesso probabilmente è anche vero che secondo le condizioni che c'erano all'epoca era impossibile magari mangiare altre cose che non fosse il frumento. Il frumento magari ha salvato la vita a tante persone povere che non potevano mangiare. Adesso però la situazione è diversa. E comunque gli sforzi e l'intelligenza, diciamo, dell'epoca avrebbe potuto essere utilizzata per trovare una soluzione al fatto che c'era poco da mangiare, non per trovare una soluzione al fatto che non si produceva abbastanza grano. Tra l'altro, una soluzione di questo genere, insomma, no. Il grano Cappelli fu ordinato da Mussolini. Lo so, lo capisco perfettamente. Grazie per essere venuta. Allora, il grano Cappelli, io adesso me l'ero studiata questa cosa. Se non sbaglio, il senatore Cappelli è un grano, non è un grano... Mi fu detto proprio questo, che fu ordinato da Mussolini, fu voluto da Mussolini. Sì, e anche quello... Allora, diciamo che come in tutte le cose di cui abbiamo parlato oggi, non è che tutti... Cioè, che tutto quello... per esempio, tutto quello che ha fatto Mussolini è stato tutto sbagliato. Magari alcune... Tra l'altro, poi, le intenzioni erano pure giuste dal suo punto di vista. Però in questo caso, per esempio, magari sarebbe stato giusto arrivare al senatore Cappelli e fermarsi. Non so se mi spiego. Nel senso, è sempre la moderazione la risposta, no? È il fatto di voler fare tanto, troppo di più rispetto a quello che è giusto fare. Ovviamente, cioè l'idea, non lo so... L'idea di modificare con le radiazioni un alimento è una cosa che comunque, geneticamente, è una cosa che comunque, secondo me, provoca una repulsione da parte di chiunque, no?
perché ci rendiamo tutti conto che c'è qualcosa che non va in così, non sa, forse non sappiamo dire esattamente perché, però alla fine poi questa intuizione che abbiamo pare che si riveli giusta, perché guardate come stiamo adesso, siamo molto molto malati. E quindi, quindi c'è stata questa cosa. Che cosa si può fare quindi per ovviare a questa situazione? Mangiare, acquistare farine provenienti da grani pre-creso, quindi antichi. Ce ne sono tantissimi, sono moltissimi, sono autoctoni di dove magari siete voi. In Puglia ce ne sono una marea, ma ce ne sono dappertutto. Lo stesso Camut, che tanto, di cui tanto si parla, in realtà è un marchio del Triticum Turgidum Turanicum, mi pare, ed è un grano turgido, che è una specie di grano che è un po' a metà tra il grano tenero e il grano duro. È molto elastico, e noi ce l'abbiamo in Italia, ce l'abbiamo il Saragolla, ce l'abbiamo altri che sono Triticum, altri Triticum... Il Khorasan è proprio forse il Camut. Questo non me lo so dire con precisione. Non me lo so dire con precisione perché l'ho letto sicuramente, ma non riesco a ricordarmi tutto, anche se sono troppe nozioni. Però, però vi posso dire di certo che lo trovate assolutamente, grani e farine antichi in Italia dappertutto. Basta cercare il produttore e con quelli... Se non si, cioè se magari siete sulla strada dell'intolleranza potete tornare indietro. Tra l'altro anche la pasta si trova fatta di grani antichi. Se proprio non trovate i grani antichi, prendete il farro, che comunque non è stato toccato. Il farro, dai punti di vista, vanno a decadere. Mentre invece queste fatte, diciamo, forzatamente, ovviamente possono portare dei problemi, no? Cioè, può essere pure che magari tra 200 anni digeriremo benissimo la farina superglutinica, però intanto a me sembra che quello che sta succedendo è che cioè, la stragrande maggioranza delle moltissime persone non possono neanche più toccare il glutine. Diventa un problema enorme. Quindi qual è la soluzione per il grano? Piccole produzioni, recupero dei grani autoctoni, mangiare meno frumento in generale, alternate, non mangiate frumento, farro, riso, saragolla, miglio, io ancora non so riuscire a cucinarlo nel modo giusto, amaranto, sì, riso, ci abbiamo una marea di cereali buonissimi. Io sono una che ama sfegatatamente la pasta, quindi lo dico con sofferenza, però insomma se si può evitare di esagerare... è meglio, anche perché ci abbiamo ancora un attimo di tempo, oppure quanto ci abbiamo ancora? Poco. Concludo. Allora, quindi io GM non ne parliamo, perché tanto è inutile che ne parlo con voi, già penso che siete orientati sugli OGM, dico. Avete già, comunque vi dico che sul blog trovate due articoli sugli OGM, che non è che, cioè l'articolo non è che sia, è interessante nel senso che spiega lo stato dell'arte, secondo me, più possibile, si dice, oggettivo di come stanno le cose. Due, ce ne sono in una rubrica che si chiama, ma ve lo dico, no, ha buttato fuori. Una rubrica che si chiama proprio OGM for Dummies, là sotto non la vedete, praticamente è lì. Però la cosa interessante di questi due articoli sono i commenti, perché sono arrivati commenti di varie persone, diciamo anche seguaci di altri blog che invece spingono moltissimo sull'utilizzo degli OGM e sul fatto che gli OGM sono una cosa buona, sana e giusta. E,
Dovete leggere, è una cosa lunghissima. Dovete leggere dai commenti capirete tantissimo, perché se no andiamo alle grandi greche, perché solamente per gli OGM ci vorrebbero 3 ore. In pratica, alla fine si sono scocciati di commentare, non ne facevano dei commenti lunghissimi, che tra l'altro, secondo me, io infatti il primo articolo della sezione di OGM l'ho chiamato Facita Muina. In napoletano significa facciamo casino, perché in pratica loro fanno un po' di tutta erba un fascio e cercano di fare soprattutto confusione, in modo che non si capisce più niente. Loro dicono: vabbè, ma tanto gli OGM già li mangiamo da un sacco di tempo, perché che in realtà non è che noi, perché noi mangiamo il grano modificato geneticamente, che non è OGM, è stato modificato con le radiazioni, che è cosa diversa, un po' meno grave, sempre grave, ma un po' meno grave se, dal mio punto di vista. Però in pratica sono arrivati praticamente gente che si qualifica come genetista, cose agricoltori, cose dall'Australia, cose di tutti i tipi, e alla fine talmente che ci hanno visto comunque, loro dicono ottusi, noi diciamo convinti, che si sono scocciati di commentare e hanno smesso. Ma ci sono, penso, quanti, adesso voglio fare, saranno 100 commenti. Se ci riesco, perché devo capire ancora come funziona. Oddio. Si è scollegato lui? Non funziona, quindi se vado. Aspetta, forse ce la posso fare. Forse ce la posso fare, aspetta. Oddio, non lo sopporto. No, si è proprio scollegato. Sì, vi guardo da qui il numero dei commenti che c'erano. Ho messo quasi. Allora. E non va più giù però questo qua. Ne devi aprire di più la finestra. No, no, devo andare sul menu. Vai su rubriche. E mi devi andare su Gmail, su Dummies. Ah, ok, ho capito. Devo andare. Ok. No, no, vieni tu. Non sono capace. Mi serve quell'altra. Non questa, quell'altro. L'altro articolo. Ecco, questo qui. Hai 192 commenti ci stanno su quell'articolo. Cioè, in pratica. Quando tu gli tocchi questa cosa agli OGM, si arrabbiano come dei pazzi, perché per loro è l'unico mo modo per salvare il mondo. No, sono. Non mi fate parlare. No, sono delle persone convinte che gli OGM siano giusti. Molto articolati, molto, molto articolati. Tra l'altro, molti ho dovuto cestinare perché erano proprio dei flame, che in gergo praticamente di internet vuol dire che sono delle cose che uno si lascia trasportare e comincia a dire parolacce, cose, eccetera, eccetera, che io sul blog non accetto. L'unica cosa che modero sono i commenti aggressivi. In pratica loro pensano appunto che l'unico modo per. Infatti voi sapete che c'è pure una fondazione molto importante, mi pare, di Bill e Gates e la moglie, che finanziano in pratica, a parte finanziano qualsiasi cosa, ma poi finanziano soprattutto questo progetto degli OGM nei paesi svantaggiati, tipo in Africa, eccetera, eccetera. Quindi immaginate un po'. Per aumentare la produzione. Cioè immaginate. Ovvio, perché. Figuriamoci. Vabbè, i paesi impoveriti, noi siamo Impoveriti candidati, che sa che con gli loro li OGM chiamano diventa. poveri, io li chiamo Ma impoveriti, che con gli dove noi OGM. presto siamo candidati a diventare. Però al limite la differenza, faccio una considerazione adesso su due piedi, tra il bombardamento con i raggi gamma e poi la selezione della specie, alla fine che scavalchiamo, cioè, scavalchiamo la coda. Cioè, arriviamo con la tecnologia, laddove si potrebbe arrivare poi con l'entote.
Sì, però arriviamo, ci arriviamo molto velocemente. Cioè, nel senso che alla fine anche tra di noi, nelle specie animali, sopravvivono i più forti, perché in realtà c'è proprio questa selezione. Sì, c'è anche una, c'è anche un altro. Sì, c'è anche veramente un altro. Quindi, eventualmente, l'unica argomentazione che, a loro sostegno, con le quali sostengono le loro argomentazioni, potrebbe essere questa. Il loro punto di vista potrebbe essere questa. Anche questo è uno dei tanti. Cioè, perché delle tutto tante, sommato. Sì. La selezione naturale fa questo. Sì, questa è una delle tante argomentazioni che portano, però non è in realtà, cioè in realtà non è così, perché la selezione naturale in pratica, quando due cioè se tu incroci due cose e poi quella non sopravvive, cioè no, il problema potrebbe non sopravvive, essere un altro. Il problema potrebbe essere un altro, che magari la selezione naturale vabbè, seleziona le persone più forti, più felici, cioè invece magari artificialmente si potrebbe proprio creare un uomo che magari, non lo so, il desiderio sessuale non ce l'ha più e serve solo a riprodursi, è un uomo creato solo per lavorare, così, il lavoro alienato, un uomo, c'è già, voglio dire, è vero, ci possono essere problemi etici. Ne hanno già fatto uno. No, comunque, cioè, quindi possono privarci di tutto, quindi trattarci come animali d'allevamento. Quindi il problema potrebbe essere etico, perché in teoria sì, i presupposti tecnologici per creare la realtà perfetta ci sarebbero pure, però perfetta per chi? Questo è il discorso. No, ma soprattutto, diciamo, non abbiamo abbastanza, non siamo abbastanza intelligenti, non abbiamo abbastanza strumenti per decidere cosa è meglio, secondo appunto, me. Quindi appunto, chi decide cosa è meglio? Esatto. Questo è il problema. Esatto. Anche perché per adesso avete visto che la coltivazione gemme ce la stanno facendo in Italia. No, di mais, hanno piantato in Friuli, hanno fatto disobbedienza civile, hanno piantato i campi di mais OGM e adesso in Italia stanno coltivando il mais OGM e praticamente il nostro governo, che doveva semplicemente, avrebbe potuto contrapporre la clausola di, c'è una clausola praticamente di, che serve per la preoccupazione per far coesistere le specie, in pratica avrebbero dovuto contrapporre quella, invece hanno fatto un decreto che praticamente è una specie di legge che sì, che no, un decreto che praticamente suggerisce di creare una legge per non coltivare gli OGM, ma prima che la fanno è una cosa un po', io addirittura ho letto che forse ci sono anche dei campi già adesso in Toscana di mais OGM, quindi io il mais per adesso lo eviterei. Non so se anche le varietà antiche di mais, tipo il mais rostrato, quello. Ma i cornflakes sono già OGM. In Italia l'OGM si può vendere. No, quelli bio no, non possono essere OGM. Però in Italia l'OGM si può vendere. Non si può coltivare, ma si può vendere. Quindi, cioè, i cornflakes della Kellogg's credo che siano OGM. Sì. Sì. Quelli che vengono da fuori, sì, perciò infatti. Che è successo? Ah. No, e qui allora, quindi praticamente per quanto riguarda gli OGM, andatevi a vedere per un inizio. Sì, che è successo? No, perché mi fate gli, pensavo che me li facevi a me. Già. In pratica, andate a vedere pure l'altra campana. Per esempio, molto trovate sul bellissimo sito di Dario Bressanini. È molto bello. Lui praticamente, io non condivido assolutamente quello che dice, perché lui è pro GM, pro tutto quello che, di cui io sono contro. Però lui è molto interessante, soprattutto quando parla di cose tipo, che ne so, come fare le meringhe, chimica, cioè da tutte le spiegazioni chimiche di come viene fuori il cibo. È molto bello il suo sito, però attenzione a quando, se commentate in articoli che sono tutti pro OGM sotto, che appena andate a commentare e dite una cosa contro, vi arrivano addosso un miliardo di persone inferocite che vi insultano. Sì, anche Bressanini è venuto qualche volta a commentare lì, poi dopo si è scocciato perché siamo troppo agguerriti, cioè, ma mi date troppo addosso.
Non lo conosco bene, lo conosco solamente via internet, abbiamo pure parlato varie volte via mail, è una persona molto carina e simpatica, solamente che sono proprio, cioè, è l'opposto di quello che penso io. Io non l'ho detto. Sì, c'hai ragione, sì, se no chiude. Allora, devo andare a prendere la focaccia per la bambina. Bio, bio. Allora, conclusioni, però me lo, mi giri il coso così faccio le conclusioni. Conclusioni, allora, uno, conclusioni. Tornare alla terra, non nel senso che vi dovete mettere tutti quanti a coltivare, eh. Nel senso che... Sì, no, anche tornare alla terra, andate a vedere i contadini, andate a guardare la loro terra, cioè tornate verso la terra, nel senso andate a vedere, toccate con mano, nel caso se vi potete coltivare anche delle piccole cose in casa, giusto per vedere come, pure per i bambini. Due, piccoli produttori consapevoli. Consapevoli di fiducia, quindi che, di cui vi fidate a pelle e anche non solo a pelle, ma che andate lì a controllare, oppure, questo metto un oppure, intermediari di fiducia, tipo io adesso sto, ho parlato ultimamente sul blog di due intermediari molto interessanti che sono, che portano praticamente a casa le cose di contadini consapevoli, e sono uno per Milano, Genova e Torino ed è Porta Natura, molto carini loro, e se no c'è Squisiti a Roma, ma in Puglia sicuramente c'è, a Roma ancora non ho, cioè ci sta qualcuno ma ancora non so chi, forse, ah sì è vero, un certo biassisto. C'è Squisiti e Zolle. Zolle. E Zolle ancora lo devo portare, però per adesso c'ho Squisiti. Comunque... La conosco, l'ho conosciuta. La devo adesso, li vado a intervistare, probabilmente li convenziono. E praticamente è molto importante perché intermediari di fiducia, però con i quali... Con i quali... Avete modo... di dialogare facilmente. Cioè in pratica la differenza è che con la grande distribuzione voi non è che potete andare da quello del supermercato a dire ma questa cosa mi avete venduto fa schifo, mentre invece con questi voi potete dirgli questa cosa non mi piace, perché, che è successo, oppure questa cosa mi è piaciuta particolarmente, me ne dà altro. È dialogo, non gente con cui non si può, non puoi dialogare con lo scaffale del supermercato, però con questi che ti vengono a casa a portare le cose e si fanno e ti par, cioè fanno la consegna informata, potete parlare. Se riuscite, cercate dei corsi di permacultura. Permacultura. Permacultura o agricoltura sinergica. L'agricoltura di cui vi ho parlato, che praticamente coltiva senza sfruttare il terreno. L'agricoltura sinergica è molto interessante, mette in sinergia le piante tra di loro. Potete leggere qualcosa di Fukuoka, che è quello che praticamente ha portato avanti la permacultura, però lui l'ha fatto in Giappone con il riso. Ok, molto interessante. Il filo di paglia si chiama il libro che ha scritto lui. Molto bello, molto, molto profondo e molto giusto. È un punto di partenza, diciamo. Per esempio a Roma ci sarà adesso, tra qualche giorno, un bellissimo corso di permacultura che tra l'altro si svolge, mi sembra, la settimana prossima proprio. Molto interessante. Di due permacultori che adesso non mi ricordo come si chiamano, molto bravi. E poi... 5. Non essere disinformati.
Cioè, quindi informarsi. Non essere superficiali. Non essere disfattisti o rassegnati, ma tanto ormai il cibo è tutto così, l'inquinamento, le cose, tanto. Esatto, non essere disfattisti, capire che le cose sono in mano nostra, non è assolutamente. E poi soprattutto un'altra cosa, quelli che vi dicono, quando vi dicono, vabbè, mangio bene, ma tanto c'è l'inquinamento, la cosa, ditegli, il nostro organismo ha un tot di veleni che può sopportare, fino a un certo punto regge, poi sbrocca. Se cominci con l'alimentazione gli hai tolto una delle cose, hai tolto uno. E sesso è importantissimo, lo scrivo enorme, non ve lo dico, ve lo scrivo veramente. Dio, non c'entra. No, la paura è quella. No, la paura l'abbiamo proprio tolta da me. Autoprodurre. Cioè, cercate di fare più possibile cose a casa. Ecco. Philadelphia. Sì. Si chiama cream cheese homemade. Esatto. Sì. Si chiama, l'articolo si chiama cream cheese homemade perché sì. Ma è di una facilità, certo, sì, assolutamente sì. Com'è possibile conciliare tutto questo vivendo nella terra dei fuochi? Allora io, vabbè, non vivo, no, Napoli e Caserta, sono napoletana, ma vivo a Roma Nord. È possibile, allora, diciamo, è ovvio che la campagna è così, sì, come la base, la campagna ha dei enormi problemi, sì, ha degli enormi problemi in questo momento, enormi, e mi c'è una ferita nel cuore, perché i miei parenti stanno lì, mia madre, i miei fratelli, tutti, e mangiano le cose che vengono da quel territorio spesso. E non si può, in realtà non è che si può fare qualcosa, se non anche conoscendo il produttore, che magari è serio e onesto, come fai a sapere se sotto ti hanno seppellito dei rifiuti tossici? Mi viene da piangere. Cioè, in realtà possiamo fare in modo che questo non succeda più, però è vero, ci sono bambini che stanno morendo di tumori terribili per questo motivo. C'è una situazione analoga anche qui a Taranto. Certo. Taranto e dintorni. Certo. Io sinceramente, allora, in realtà è una stupidaggine, perché sicuramente ci sono delle zone, cioè, ecco, comprando magari ortaggi e frutta che vengono da zone, posso dire, in montagna, è più difficile, oppure conoscere. Io personalmente in questo momento non sto acquistando cose che vengono né da Taranto né dalla Campania. Diciamo che noi giovani, di lì, comunque siamo più propensi anche a sacrificarci per procacciare queste cose qui, però vai a un sessantenne, a un genitore, a dire, trova l'erbetta di montagna, trova l'insalata, diciamo che sì, perché sono proprio ostili a queste, sì, vabbè, loro anche, perché loro a un certo punto era tutto difficile, a un certo punto gli hanno prospettato come tutto facile, non vogliono che glielo togliamo, però, perché non gli avrò detto è tutto facile, però morirete, no, di tumore. Comunque, io sinceramente non ho una soluzione per questa cosa, perché, no, infatti, non era, che dire, e l'unica cosa che possiamo fare è fare in modo che, no, sì, e soprattutto fare in modo che giri più possibile. Io quello che posso fare è comunicare il più possibile. Voi comunicate per quello che potete, il più possibile, quello che sta succedendo, in modo che non sia più una cosa sotterranea, ma che sia, guardate la cosa strana, la coincidenza tra la cosa fisica sotterranea e l'informazione sotterranea. Le informazioni sono rimaste tutte sepolte, come i rifiuti tossici. Se noi riusciamo a tirare fuori le informazioni, forse tiriamo fuori pure i rifiuti tossici, e riusciamo a... E più li tiriamo fuori, e più... Forse i nostri figli o i figli dei nostri figli. Forse le nuove generazioni, sì, perché sì. È un zoccolo duro adesso. È dappertutto. Io a Bracciano, dove sto io praticamente, vicino a dove sto io,
Brecciano stanno facendo, cioè ci sono discariche di rifiuti nucleari addirittura. Quelli che non sono lì sono nel Tirreno, nelle sì. navi. Cioè quello che noi possiamo, sì, quindi... noi, infatti pure il pesce, vabbè. Comunque noi, lo sapete che il pesce sta arrivando, adesso stanno arrivando in California i tonni radioattivi da... Sì, 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 perché dal Giappone si sta spostando sta tutto là. Il Pacifico, si certo. sta radioattivizzando. Sì, in realtà sono le 61 e 71, ma comunque il pesce, cioè... Anche il pesce mangiamolo oculatamente perché cioè, lo stiamo distruggendo pure la fauna. A parte viene mercurio, lo stiamo distruggendo, cioè non ci sta più pesce nel mare. Sta... Comunque. Forse una mezza verità dei nostri genitori c'è, nel senso che lo dico sì, compra biologico. Chi ti dice che effettivamente certo. quel biologico infatti che non stai è comprando, vero. No, ma infatti non è compra consapevole. Pulito rispetto, no, pulito, compra, tra virgolette, rispetto a un prodotto non biologico, perché abbiamo visto anche negli ultimi tempi. Che ci sono un sacco di aziende che si propongono un prodotto biologico, fatto, poi fatta la legge trovato l'inganno, no, cioè è facilissimo che ci sia un'azienda che magari dice che è biologica perché adesso si porta il biologico e va di moda e uno non compra se non è biologico e poi dopo, però se non lo fa per passione, però se voi conoscete personalmente il produttore ed è una persona, come vi ho detto, eccetera, eccetera, affidabile, sì, perciò dico... consapevoli di fiducia, non nel biologico del supermercato, Alma Verde, eccetera, eccetera, ma produttori diretti, se non riuscite ad andare direttamente ai produttori, ci sono gli intermediari, se no i gas, cioè in qualche modo, i gas, quelli biologici, diciamo, o comunque che hanno persone che di fiducia, hanno, che si collegano, cioè, comunque bisogna svegliarsi, non so se avete visto Matrix, avete film? Visto Matrix? Sì. Ecco, riferitevi a Matrix, ci dobbiamo svegliare, cioè, abbiamo vissuto fino adesso addormentati come stavano, dobbiamo uscire, vivere veramente, lo so. Fino adesso non abbiamo vissuto. Forse le nuove generazioni. Le nuove però noi abbiamo una responsabilità. Se si fa un referendum a Taranto per chiudere l'Ilva e va il 15% dei tarantini, significa che il restante 85% dei tarantini... No, non è così. Significa che non sono informati abbastanza. Non lo sa. No, legge perché non ammette ignoranza. Sì, ma chiunque sapesse. Sì, ma chi è che sapendo. Sì, ma chi è che veramente sapendo veramente gli effetti di quella roba non andrebbe al referendum? È perché non lo sanno. Vabbè, ma l'ignoranza è anche. Non lo sanno, non ci hanno creduto. È l'ignavia, secondo me, che parla. Ecco. Non ti capita, insomma, nel... Non essere... Io lo volevo scrivere, ce l'avevo scritto qua, lo faccio vedere. Ignavi. È fondamentale. Ignoranti. Ignoranti... ignoranti sta a noi. Sì, ma ignoranti... Sì, può essere. Sì, però io pure sono stata ignorante per tanto tempo, fino a quando non ho scoperto. Adesso abbiamo la rete... Quindi abbiamo il dovere di informare chi non riesce a accedere alla rete e cercate di spingere la gente a informarsi di più. Cioè, immagino che sia nata soprattutto dal tuo interno il voler conoscere. Sì, magari qualcuno ti avrà indirizzato qualcosa, ti avrà captato. No, io sono nata così proprio. Però, sì. No, io sono nata proprio da quando ero piccola. Però sono nata curiosa, diciamo. Però la curiosità... è una cosa che uno sviluppa, cioè comunque che tutti i bambini ce l'hanno, che poi ce la affossano, però ce l'abbiamo tutti quanti, no? Magari io ce l'avevo un pochino di più e ho avuto la possibilità, ma forse anche la fortuna di incontrare la rete e di riuscire a utilizzare. Però adesso noi che siamo venuti in contatto, non è un caso che voi siete qui, se noi siamo venuti in contatto con queste informazioni, adesso abbiamo il dovere di diffonderle. Non dico di fare proselitismo, perché sennò... ma dico però... Cioè, quindi non di andare a rompere le scatole alla gente, ma di praticamente se una persona vi fa una domanda, rispondere, oppure magari quando potete, magari perlomeno seminare il germe del dubbio. Incoraggiare, assolutamente, è fondamentale. Cioè si può fare. Vado, mi porta Daniele. Bella. La doccia è pure molto buona. Sì? Lui?
Ah, io, vabbè, ti ringrazio Sonia per questo bel approfondimento sulla cucina consapevole. Vabbè, Sonia è domenica a Tortorella, per chiunque voglia venire da noi da Biosisto, e farò tre laboratori insieme ad Anna, una sua amica food blogger, tre laboratori sulla cucina consapevole. Noi vi invitiamo a venire perché sarà molto carino, insomma, passare una giornata non solo teorica ma anche pratica, e poi immersi nel verde piuttosto che, insomma, e niente, ti ringrazio ancora, finalmente ti ho conosciuto, sono molto contento. E oggi pomeriggio c'è l'altro laboratorio con Dal Basso, cioè di Ecofood, con i ragazzi di Camp Tigrano, che parleranno di produzioni tipiche, di rivalutazioni dei prodotti tipici. Hanno creato una bellissima comunità del cibo, molto, molto validi. Quindi se volete assistere anche a questa cosa, io ve la consiglio. 2:30/3, diciamo. Ok.